faccio ricerca all'interno, come si potrebbe fare in università, ma una ricerca di tipo applicativo finalizzata allo studio dei prodotti che vengono appunto sviluppati in azienda, quindi ricerca a 360 gradi. Sono Cristina Campobenedetto, Senior Researcher presso il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo della Greenhouse Group. Il mio percorso in azienda è iniziato con un tirocinio, proseguito poi con il dottorato in apprendistato e dal 2019 sono assunta con un contratto a tempo indeterminato. Ho svolto i miei studi in scienze biologiche, prima a Torino e poi proseguito con il master presso l'Università di Pavia. Dopodiché sono tornata in Piemonte cercando lavoro. Non trovandolo, ho deciso di ampliare il mio bagaglio scientifico e per questo mi sono recata presso l'Unità di Fisiologia Vegetale dell'Università di Torino e ho chiesto di poter volontariamente lavorare al fine di imparare nuove tecniche, acquisire nuove competenze. Questa è stata la mia fortuna, in quanto mentre mi trovavo lì, dopo quasi un anno di lavoro, sono venuta a conoscenza della collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino, in particolare con la professoressa Bertea, e appunto l'azienda. L'azienda si è mostrata interessata a iniziare un percorso insieme, avendo qualcuno che potesse lavorare a tempo pieno sui suoi progetti, e così, diciamo, dopo il concorso, nell'ottobre del 2016, è iniziata questa avventura che dura ancora adesso. Qui ci troviamo nella serra sperimentale, dove cresciamo le nostre piante, applicando i prodotti che vogliamo testare. Le passiamo poi alle analisi in laboratorio, dove approfondiamo i risultati. Ci tengo a ringraziare la Regione Piemonte per il finanziamento dato a questo tipo di dottorato, appunto il dottorato in apprendistato. Penso che sia un contributo fondamentale per mettere in collegamento il mondo accademico e il mondo aziendale, che spesso fanno fatica a dialogare. Questa esperienza è stata decisamente arricchente sia da un punto di vista umano che scientifico. Chiaramente devo dire grazie a coloro che mi hanno guidato, quindi la professoressa Bertea, la dottoressa Contartese, tutti i miei colleghi di dottorato e ora in azienda. Sono cresciuta molto, ho acquisito sicurezza e l'indipendenza, che sono due aspetti fondamentali per svolgere un ruolo di responsabilità come quello che ho oggi in azienda.